Ciao Manu! Ma non fare così! Manu, non farmi arrabbiare le galline, altrimenti mordono! Manu, la smetti di masticare come una capra? No. Hai finito? No. Mi danno fastidio i rumori con la bocca! Anche a me. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qui in campagna da me con i miei cuginetti che masticano come le capre. Si sono adeguati all'ambiente circostante. Beh! Manu, ma che fai? Sto abituando all'ambiente. Beh! Io preferisco il cane. Manu, dove stai andando? Non correre! Piano! Che qui si cade e ti fai male. Manu, prendo carota. No, non ci sono carote qui. Guarda, i mandarini! Ancora non sono pronti, non vedi che sono verdi? Devono ancora maturare. Dimmi la verità, hai per caso piantato un albero di cocco? Ma che dici? Il cocco non cresce nel nostro clima, è tropicale. Allora la tua testa è tropicale. Che c'entra? Non volevo dire questo. Incredibile, che scoperta. Da oggi ti chiameremo testa tropicale. Non mi piace per niente questo nuovo soprannome. Piuttosto, dove stai andando? Sto esplorando in giro nel bosco. Nel bosco? Ma dai, non esagerare, siamo in un giardino. Però è così grande che sembra un bosco, guarda. Ragazzi, state assistendo a qualcosa di leggendario. Il nostro Manu che si prende cura degli alberelli. Che stai facendo, Manu? Mi sta aiutando. Stai aiutando? In realtà potresti anche lasciarla per terra. A me piace farlo così. Guarda, c'è un orangio. Sì, è l'unica. No, non la strappare, è l'unica. Quindi mi stai dicendo che non posso mangiarla? Non ancora. Facciamola maturare un altro po'. No, facciamola maturare un altro po'. Ma quello è un mandarino maturato. È quasi maturo, in realtà è macchiato, non so perché è così. Manu, seguimi, ti farò strada io, visto che comunque dovrei conoscere più o meno il giardino. Caspita, ciucciua, 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 wa, wa. È pieno di insetti. Guarda, ci sono i fichi. Eh sì, un grande albero di fichi. Fichissimo. Hai capito la battuta? Sì. Ma tu non avevi quel bellissimo drone che faceva le riprese aeree? Sì, ce l'ho sempre con me. Di base ne facciamo qualcuna? Magari più tardi. Vito, ma qual era lo scherzo che volevi fare a Manu? Prima ti faccio una domanda. Qual è l'animale che Manu teme in particolar modo? Le galline, gli fanno impressione. E io cosa ho qui nel mio giardino? Le galline. Esatto, questo significa che chiuderemo Manu nel recinto delle galline. No, vabbè. Ma non è un po' pesante come scherzo? Ma quale pesante? Cioè, a lui è piaciuto lasciarmi in asso mentre c'era Poldino a casa mia? Adesso me lo pagherà. Se la metti così... hai ragione. Ci faremo due risate. Ok, allora ragazzi, per prima cosa non dobbiamo far capire nulla a Manu. Anzi, Alessio, dobbiamo trovare il modo di attirarlo all'interno della nostra trappola. Forse c'è un modo. Hai qualche idea? Lui ha sempre detto che avrebbe voluto raccogliere le uova. Giusto! Come mai non ci ho pensato prima? Sono un genio. Cari vichinghi, le uova le abbiamo raccolte stamattina. Però potresti smetterla di masticare come una capra. Diremo a Manu che se vuole trovare le uova dovrà essere lui stesso ad entrare all'interno del recinto. Lui sicuramente ci guarderà strano, però noi faremo capire che è tutto tranquillo. Gli potremmo dire che le galline stanno di lato, perché gli daremo da mangiare, ma noi non glielo daremo. Sì, esatto! Quindi anche se lui dovesse avere qualche dubbio, noi riusciremo a fregarlo. Cari vichinghi, per questo super scherzo voglio tanti pollici in su. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Però devi farlo più gasato come io. Ok, dai. Manu, dove sei? Mamma. Non la sai fare la gallina. Mamma. Aspetta, ora ti faccio vedere io come si fa la gallina. Quindi queste riprese col drone le facciamo, sì o no? Ok, Manu, facciamo una bella dronata. Ci sono io. Non è vero, siamo belli tutti.
Avete visto come ho corso bene? Infatti già c'hai il fiatone, complimenti, eh? Ci mancavano soltanto le riprese col drone per essere un vero fashion blogger. Tu la devi smettere con questa sindrome del fashion blog. Secondo me è colpa della camicia. Dirò a tua madre di buttarla. No, non se ne parla. Ti piacerebbe assaggiare delle uova di galline fresche fresche? Certo! Allora, se vuoi le uova, puoi entrare tu stesso e prenderle lì dentro. Ma sei pazzo? Io non entrerò mai. Dai, Manu, non ti fanno niente le galline, sono tranquille. Non è vero, quelli mi mangiano vivo. Lo senti col rumore delle campane? È il mio funerale. Potrei entrare io e fare il gallo in mezzo alle galline. Spiritoso. Dai, Manu, devi sconfiggere le tue paure. Ma di cosa hai paura? Di due pennuti? Ma stai scherzando? Fanno impressione. Hanno il collo che fanno così. Ma dai, sono buffe, sono divertenti, non fanno paura. Ma non è da te, non sei un vero vichingo. Questa è una paura che non posso sconfiggere. No, no, Manu, invece tu dovrai sconfiggerla. La vuoi una bella frittata calda calda con le patate? Frittata? Ho capito. È facile attirare l'attenzione di Manu, basta parlare di cibo. Abbiamo un bel piano. Io e Alessio distraiamo le galline tirando del mangime, mentre tu ne approfitterai per entrare all'interno e fregare le uova. Sì, ma dov'è il mangime? Lo prendiamo noi. E dov'è? Loro mangiano di tutto, anche l'erba. Tu stai tranquillo, a quello ci pensiamo anche noi. Anche gli uomini. Ma che c'entra gli uomini? No! Smettila con questa fobia. Dai, non fare così. Devi essere un vichingo, figliolo. Un vichingo. Io lo sono, però le galline mi hanno sempre fatto paura. Dai, Manu, tu sarai l'uomo che sussurra alle galline. Ah! Ok, Manu, sei pronto? No. Ma dovevi dire sì. No. Come nei migliori film d'azione si dice sì. Con un diversivo cercheremo di distrarre le galline. E tu entrerai di scatto e d'impeto e ruberai le uova. E stasera frittata per tutti. Ok, gallinelle, adesso signore, accomodatevi da questa parte su che il nostro amico deve entrare. Vito, ci vediamo dall'altra parte. Comincia a distrarre le galline. Stiamo per raggiungere un momento storico. Chiudi tutto, chiudi tutto. Come va lì dentro? Un pochettino bene, un pochettino male, però più male. Non avere paura, sei in tutti noi. Tranquillo, vedi come sono innocue le nostre galline? Un po' di paura. Tranquillo, Manu, è tutto sotto controllo. Pensiamo noi a te. Ne date 5 così dopo ve le ridò. Come procede, Manu, questa ricerca alle uova perdute? Vai lì e valle a prendere. Ragazzi, possiamo parlare in maniera civile. No, stai tranquillo che scivoli col fango. Non ti agitare, non ti fanno niente. Non mi fanno niente, hai visto che becco hanno? È appuntito. Dai, stai tranquillo, Manu. Vai a prendere le uova. Ti stai comportando davvero fifone. Vai a vedere se ci sono le uova. Piano piano, eh. Comunque sempre animali, quindi difendono il territorio, Manu. Ma ragazzi, qua non vedo nessuno uova. Non ci sono uova? Ma come? È impossibile. Perché ridi? Io rido? No, non sto assolutamente ridendo, scusa. È tutta la situazione che mi fa sorridere. Ale, la smetti di ridere? Manu, credo sia arrivato il momento di svelarti una triste verità. Vito, quella verità, non fare scherzi. Come dire, le uova in realtà le abbiamo raccolte già stamattina. In che senso? Cosa vuol dire tutto questo? Questo vuol dire che ti abbiamo trascinato qui dentro con l'inganno. In che senso inganno? Vito, fammi uscire! In realtà è molto improbabile uscire, visto che abbiamo messo un lucchetto. Apri da subito! Non se ne parla. Aiuto! Dai, Manu, non fare così! Non far spaventare le galline! Piano! Mangiatelo, mangiatelo! Ragazzi, per favore, mi sta venendo un infarto, aprite! No. Resterai qui dentro! Resterai qui dentro! No, non puoi aprire, mi dispiace! Manu, mi fai un uovo? No! Dai, Manu, perché non ci fai un uovo? Non lo voglio più, la frittata! Ah, scusa, stai cercando forse queste? No, te le puoi scordare. Guarda quanto sono belle queste chiavine. No, aspetta, da questa parte, guarda. Oppala! Mi sto divertendo un mondo. Anch'io. Tieni. Macarena, non la balli più la tua Macarena? Non essere così spregevole. Ragazzi, fatemi capire, cosa ho fatto per meritarmi questo? Ti ricordi qualche giorno fa quando il tuo amico Poldino è venuto a trovarmi? Io ho cercato il tuo aiuto e tu cosa hai fatto? Mi hai completamente ignorato. Ed è per questo che rimarrai lì. Andiamo a prendere un bel panino all'uovo al Mac. Un panino all'uovo? Ma sai, mi è venuta proprio un languorino. Ma anch'io lo voglio, voglio una
Happy Meal. No, mangiati un Happy Pane duro. Guarda, insieme alle galline. È facile, basta fare così. Infatti, dai, ti puoi abituare, mica è difficile. Aprite! No, te lo puoi scordare. Ciao, Manu. Ma non fare così! Manu, non farmi arrabbiare le galline, altrimenti mordono! Ti prego, apri! Alessio, tu sei mio fratello, aiutami, apri! Lasciatemi qui! La notte fa freddo, manco una coperta! Copriti con le galline! Puoi sempre dormire nel pollaio, insieme a loro! Ma non ci entro! Allora dormirai per terra! Alessio, vieni! Apriamo! Apriamo, apriamo, perché sì, dai, altrimenti ci crolla per terra! Apriti! Basta, non fare così, siamo qui, dai! Grazie, Vito! Fatemi uscire subito! Sei stato soltanto 10 minuti! Scappate, piccola amica! Ma dove va? Questa volta abbiamo proprio esagerato. Ma dai, per un piccolo scherzetto! Manu, vieni qua! Non mi dovete fare più uno scherzo del genere! Ma dai, quanto sei esagerato! Cioè, ti rendi conto che hai avuto paura di 4 gallinelle? Non sono 4, sono 6! Ma che c'entra? È un modo di dire! Vito, ti vorrei far notare che neanche Alessio ti ha dato una mano. Ah, giusto! Non me l'hai chiesto! Ma non c'è bisogno di chiedere in queste situazioni, si aiuta, certo, e basta! Invece. Anche tu me la pagherai! Vito, presto faremo uno scherzo anche a lui! Bene, cari vichinghi, se questo video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando di spolliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere anche voi dei piccoli vichinghini! Ricordate di seguirci su Instagram. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video e ciao!